Secondo delle statistiche di Wolfgang Digital, una società specializzata nel search marketing che ha analizzato migliaia di e-commerce e i loro visitatori con un totale di 87 milioni di sessioni web analizzate, il 43% dei visitatori che entrano all'interno di un sito e-commerce deriva principalmente dalla SEO, quindi dall'ottimizzazione sui motori di ricerca, e il 26% invece deriva dal PPC, dal SEM, quindi dalle sponsorizzazioni dalla pubblicità a pagamento effettuata nei risultati di ricerca. Secondo una statistica di Custora che realizza strumenti avanzati per gli e-commerce, che è stata ripresa da Smart Insights, che è un portale che è dedicato all'analisi statistica e al fornire statistiche dettagliate per il digital marketing, secondo questa statistica che ha analizzato degli e-commerce tra il 2016 e il 2015, il 22% del traffico deriva da SEO e invece il 19% deriva principalmente dalle attività pay per click, quindi dal pagamento di risultati sponsorizzati all'interno dei motori di ricerca. Da queste statistiche capiamo quindi come siano fondamentali questi due canali di traffico, come sia fondamentale la SEO, quindi l'ottimizzazione sui motori di ricerca, l'ottimizzazione naturale sui motori di ricerca, e l'attività SEM, quindi l'attività a pagamento sui motori di ricerca, le sponsorizzazioni, il pay per click, l'utilizzo di strumenti come Google AdWords e Google Shopping. Quando realizzi un e-commerce, infatti, è importantissimo che sfrutti appieno entrambi i canali di traffico e entrambe le strategie di promozione. Infatti, l'attività SEO, che è l'attività di ottimizzazione e posizionamento sui motori di ricerca in maniera naturale, ti offre tantissimi vantaggi. Ti offre la possibilità di posizionarti sul lungo termine e di mantenere questi posizionamenti se continui a fare l'attività in maniera costante sul lungo termine, quindi ottenere sempre del traffico qualificato senza investire a livello di risorse economiche sull'ottenere questo traffico. Quindi puoi investire semplicemente a livello di tempo e a livello di ottimizzazioni che effettui all'interno del tuo sito e continuare a ottenere del traffico qualificato. È un'attività che ti fornisce risultati sul lungo termine. Sicuramente l'attività SEO non è che effettui delle ottimizzazioni oggi e ottieni dei risultati domani, così come non è detto che li ottieni tra alcune settimane o tra un mese. Di solito ci vogliono diversi mesi, se non qualche anno. Devi effettuare delle ottimizzazioni in maniera costante, ma ti può fornire dei risultati costanti e continuativi sul lungo termine e permetterti di sviluppare il tuo e-commerce. Questo ti permetterà anche di ridurre il costo di acquisizione clienti, in quanto non dovrai più investire per delle campagne pubblicitarie o effettuare il pagamento o l'utilizzo di pay per click per ottenere del traffico qualificato. E quindi sicuramente è una delle strategie che ti permette di ridurre il CAC e di ridurre i costi, gli investimenti pubblicitari sul lungo termine. Dall'altra parte invece l'attività SEM, quindi l'attività principalmente dedicata all'utilizzo di sponsorizzazioni, al pagamento di pubblicità pay per click, quindi pagamento ad ogni click che ricevi all'interno dei motori di ricerca, l'utilizzo di strumenti come Google AdWords o Google Shopping, ti permetteranno invece di ottenere del traffico qualificato sul breve termine, ti permetteranno di ottenere subito del traffico e di effettuare subito delle vendite. Ovviamente questo tipo di attività richiede degli investimenti a livello economico, richiede che tu investi con un budget pubblicitario sull'ottenere questo traffico, con un budget pubblicitario dedicato a Google AdWords, Google Shopping, e quindi investi dei costi, avrai dei costi di acquisizione più alti, avrai degli investimenti più alti, ma potrai ottenere subito del traffico qualificato e non dover aspettare diversi mesi o anni. Sicuramente l'attività SEM è un'attività che ti fornisce, ti permette di effettuare subito delle vendite. Se sei nella fase iniziale e hai appena realizzato un tuo e-commerce, sicuramente sarà interessante sfruttare entrambe le metodologie, però tenendo sempre in considerazione che la SEO ti fornisce dei risultati sul lungo termine, invece la SEM ti può fornire dei risultati subito. L'utilizzo di entrambe le strategie in maniera complementare ti permetterà di far crescere il tuo e-commerce e soprattutto di svilupparlo e di ottenere maggiori profitti e maggiori vendite. L'utilizzo della SEO, che ti permetterà di ottenere dei risultati costanti sul lungo termine, e l'utilizzo invece soprattutto nella fase iniziale di campagne SEM e eventualmente anche nella fase successiva, quando magari la SEO è riuscita a raggiungere gli stessi livelli del SEM, gli stessi livelli dei tuoi investimenti pubblicitari, ti permetterà di utilizzare Google AdWords, Google Shopping, magari per il lancio di determinati prodotti, per effettuare determinate campagne on-off.
Quindi l'utilizzo di SEM, quindi l'attività di sponsorizzazione, viene soprattutto quindi utilizzata per il lancio di prodotti oppure per effettuare delle campagne su determinate festività, su determinati periodi dell'anno o anche per acquisire delle vendite nella fase di iniziale, nella fase di startup, quando il tuo sito non è ancora posizionato, non riceve ancora abbastanza traffico per effettuare le vendite, abbastanza traffico in maniera naturale dai risultati di ricerca di Google. L'utilizzo di un canale ovviamente non esclude l'utilizzo dell'altro canale, infatti sono complementari e devono essere utilizzati entrambi sulla base ovviamente di una pianificazione corretta, sulla base di un'analisi corretta e sulla base di determinati investimenti che andrai a fare. È molto importante comunque investire nella fase iniziale già subito quando hai realizzato il tuo e-commerce, investire nel SEO, quindi investire nell'ottimizzazione sui motori di ricerca, investire magari in uno specialista che si occupa di ottimizzare il tuo sito o in servizi che hai acquistato da determinate web agency che ti permettono di ottimizzare il tuo sito e posizionarlo in maniera naturale. Questo perché ti permetteranno sul lungo termine poi di ottenere subito dei risultati. Invece l'attività SEM puoi semplicemente gestirla già dal giorno zero, quindi già quando hai sviluppato il tuo e-commerce puoi far partire delle campagne e riuscire ad acquisire vendite, contatti e clienti. Se ti è piaciuto questo video, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Per rimanere sempre aggiornato, iscriviti al nostro canale e se vuoi interagire con noi, clicca sul pulsante che trovi qui sotto per iscriverti al nostro gruppo riservato. Ciao e al prossimo video!